come sono queste tre? Adesso non sono più nessuno, una volta erano le tre. Molto verdi per essere delle isole belle. Il mare, l'acqua, insomma, i colori, bellissimi. Io le chiamo le isole lontane. Sono così vicine e così lontane da raggiungere. Siamo al centro dell'Adriatico, insomma, nel tramite le possiamo dire che è una perla. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. L'effetto Tremiti è una cosa importante. Io, forse più di 40 anni fa, da bambino, andai lì e rimasi stregato e devo dire che lo considero uno dei posti più belli del mondo. Tremiti sono delle isole particolari, piccole, poco conosciute, strane da vivere, difficili da vivere, ma che hanno un fascino incredibile. Il momento stesso in cui approdi sulla banchina di San Nicola non puoi fare a meno di capire che sei entrato in un mondo a parte, in un mondo dove la storia vive ancora, l'antichità c'è dovunque. Un'altra caratteristica di questo posto, è chiaramente conosciuta molto a livello turistico, sono le famose diomedee, questi uccelli che sono quasi endemici delle Tremiti. Le diomedee fanno il maschio fa come rospo. Infatti queste isole si chiamano isole Tremiti o anche Diomedee. Sì, devo dire che la leggenda di Diomedee è una leggenda fino a un certo punto, perché in effetti Diomede è storicizzato che al ritorno dalla guerra di Troia approdasse alle Tremiti. La dea impietosita trasformò i marinai in questi uccelli quasi unici, una sorta di gabbiani non vedenti che pescano di notte e che emettono lamenti che sembrano quasi il pianto di un bambino, di un neonato. Molto umani sono. Come profondo il mare, come profondo il mare. Io appunto ho fatto il mio terz'ultimo disco che si chiama Luna Matana, che è una sorta di omaggio creativo alle isole Tremiti come alle isole di tutto il mondo, insomma alla filosofia e alla società del mare, quando il mare veramente è bello e irripetibile.